Buongiorno a tutti ragazzi, quando ieri mi avete bombardato di messaggi anche nei commenti dicendomi Luca hai visto che su OneFootball si parla di Juventus che proverà a dare continuità al 4-2-3-1, ho sorriso perché è da inizio anno che vi dico che secondo me per la rosa della Juventus questo è il modulo migliore, ma a dir la verità avevamo già usato il 4-2-3-1 in più di un'occasione in questa stagione, poi che fossimo effettivamente disposti a 4-3-1, 4-4-2, 4-4-1-1 cambiava poco. Il discorso di fondo è che tante volte quella disposizione scalava e quindi andava a fare lo shift un po' che avevamo fatto anche l'anno scorso con Pirlo, questa volta a sinistra, l'anno scorso a destra, e portava a stringere un centrocampista finto, l'anno scorso McKennie, quest'anno Rabiot, per formare una sorta di 3-5-2 o 3-4-1-2 in fase di impostazione. Ma ad ogni modo noi avevamo già usato questa disposizione in più di un'occasione. C'è un però che, diciamo la verità, va a spostare l'equilibrio e ci fa dire con felicità, anche con gioia, forse questa è davvero la strada da seguire. Ma prima di tutto, dato che abbiamo parlato di OneFootball, il link per scaricarlo è qui sotto in descrizione, perché ci avviciniamo appunto alla sfida col Genoa e sarà importante capire se Allegri nel processo di ragionamento arriverà a confermare questo 4-3-1 oppure arriverà a selezionare un altro modulo, un 4-3-3, come abbiamo visto con la Lazio magari. Bisognerà capire se ci sarà continuità oppure no. Quindi tutte le informazioni e le ultime notizie sono aggiornate in temporale su OneFootball. Il link per scaricarlo è qui sotto in descrizione e l'applicazione è completamente gratis. Inoltre vi invito a lasciare un mi piace a questo video, perché oggi faremo una sorta di viaggio all'interno della rosa della Juventus, guardando il passato, guardando il recente passato, con uno sguardo al futuro per capire se effettivamente questa può essere la strada giusta. Io sono dell'idea che la disposizione in campo conti assolutamente, sia importantissima, quindi il modulo effettivamente è importante. Non so se in questo momento il problema della Juventus è effettivamente il modulo, io vedo tanti altri problemi, principalmente mentali ma anche fisici, quindi non è solo un discorso di posizionamento in campo, è importantissimo rispettare quella cosa lì, assolutamente, qui non si scappa, però penso e temo che la Juventus abbia anche altri problemi. Però è interessante pensare come la Juventus possa iniziare ad avere uno stampino, un'impronta, questo modo di giocare, ok, perfetto, allora io faccio in modo di costruire una rosa su questa disposizione tattica. Perché come andremo a vedere, la rosa della Juventus è sì idonea per i migliori giocatori, per quelli che possiamo considerare un po' i titolari, i giocatori più forti, per fare giocare anche tutti insieme e nei loro ruoli, c'è anche da dire che molte volte non prendiamo in considerazione la totalità della rosa e gli eventuali backup dei giocatori titolari. Perché dico questo? Perché se decidiamo di andare col 4-3-1, benissimo, andiamoci, anche perché comunque ci ha dimostrato buone cose e anzi le cose migliori, se vogliamo, della Juventus in questa stagione le abbiamo viste effettivamente con questa disposizione in campo. Perché dico questa disposizione in campo precisa? Perché erano partite nelle quali eravamo andati dritti sul 4-2-3-1 senza pensare a tante altre cose, con i terzini che accompagnavano in sovrapposizioni e due ali effettive. Ci sono due partite che mi vengono in mente principalmente e sono Zenit-Juventus e Salernitana-Juventus. Infatti qua vi ho messo un attimo le formazioni titolari, i modi che abbiamo utilizzato per giocare, come vedete ci sono alcuni giocatori in comune. Abbiamo giocato in questo modo, sono state due partite abbastanza convincenti, poi c'è sempre da considerare il valore dell'avversario, questo non ve lo nascondo certo, però in queste due partite abbiamo giocato con due esterni veri, Bernardeschi Chiesa e Bernardeschi Kulusevski, e i terzini che andavano molto spesso ad accompagnare in sovrapposizione e spingevano alti, Sandro e Danilo e Pellegrini e Quadrado. Come potete vedere quindi non è un discorso di uomini nello specifico, perché qua abbiamo cambiato tanti uomini sugli esterni, è un discorso di approccio. Come potete vedere anche il centrocampo era stato gestito in un certo modo, quindi un giocatore di ragionamento come Locatelli e un giocatore di distruzione di gioco come Bentancur o come McKennie, che nella testa di Allegri sono uno l'alter ego dell'altro, anche se hanno caratteristiche diverse, sono giocatori dinamici, aggressivi e che recuperano palloni. Quindi questo è lo scheletro del 4-2-3-1 e dobbiamo cercare di adeguare la rosa della Juventus a questo vestito. Ma facciamo un salto nel passato, perché anche l'anno scorso con Pirlo a un certo punto il 4-2-3-1 diventa il modulo di riferimento, e voglio portarvi alla mente due partite in particolare che sicuramente ricorderete molto bene sul finale di stagione e che ci hanno permesso di raggiungere traguardi importanti. Sto parlando della finale di Coppa Italia con l'Atalanta e della partita col Bologna che ci ha permesso di arrivare in Champions. Poi con l'Atalanta magari c'è stato a un certo punto
il discorso legato a Kulusevski, che in realtà stringeva un po' di più, però siamo scesi in campo con questa idea, esattamente con questa idea, di giocare con un attaccante, una mezza punta, due esterni, e addirittura la partita col Bologna è molto molto simile alla Juventus di oggi, dato che comunque i giocatori sono quelli, Cristiano Ronaldo non ha giocato, siamo molto molto vicino a quella che è stato il ragionamento che sta seguendo anche Allegri. Guardate il centrocampo, Danilo svolgeva il ruolo di regista, Rabiot di distruttore, no? Di recuperatore di palloni, esattamente quello che abbiamo detto fino adesso. Quindi anche Pirlo nel momento decisivo della stagione è arrivato a pensare di giocare con questo modulo e bene o male di fare gli stessi ragionamenti che ora sta facendo Allegri. Segno che comunque con questi giocatori, ragazzi, gira che ti rigira, se vuoi mettere insieme tutti i migliori, così devi giocare. Ma prima stavamo parlando della rosa della Juventus, e secondo me la rosa della Juve è idonea a giocare con quel modulo per sfruttare la potenza dei giocatori migliori nelle loro posizioni abituali, perché questa è una grande cosa da seguire, farli giocare tutti nei loro ruoli senza stravolgere, perché nei momenti di difficoltà devi semplificare il più possibile per cercare di ottimizzare le caratteristiche dei giocatori. Però penso anche che la rosa della Juve sia costruita veramente male, se dobbiamo cercare anche un discorso di ricambi, di backup. Cerchiamo di analizzare un po' i ruoli chiave, lasciando stare i portieri, i centrali di difesa e gli attaccanti, perché bene o male sappiamo tutti chi può giocare in quei ruoli. Cerchiamo di focalizzarci su quegli altri ruoli, partendo dai terzini. Terzini destri e terzini sinistri, devo dire la verità, la situazione terzini della Juve negli ultimi anni è migliorata un sacco, vuoi perché quest'estate sono rientrati Pellegrini e De Sciglio, l'anno scorso erano gli stessi senza Pellegrini e De Sciglio ma c'era Frabotta, anche a livello numerico era un po' difficoltoso il tutto, a sinistra in questo momento Pellegrini sta emergendo e sta facendo delle bellissime prestazioni e sul lungo spero possa davvero diventare il titolare della Juventus per valorizzare un ragazzo che abbiamo acquistato qualche stagione fa, che non era mai stato nella rosa della Juve e ripeto, proprio per meritocrazia spero che possa diventare il terzino titolare della Juve e per età, perché per forza di cose a un certo punto dobbiamo salutare Alessandro e ringraziarlo per gli anni passati insieme, ma voltare pagina, perché non è immortale Alessandro e anzi in campo non ci sta facendo vedere cose migliori, cose buone ci aveva fatto vedere inizio stagione, ma non ci si può appoggiare soltanto ad alcuni mesi, la stagione dura praticamente un anno e sicuramente se devi guardare sul lungo Alessandro non può essere il titolare di questa Juve. E invece a destra siamo comunque abbastanza ben riforniti, abbiamo anche la possibilità di scegliere che tipo di terzino voler schierare a seconda della partita che vogliamo fare. Quindi sui terzini non benissimo, perché comunque sul lungo abbiamo dei terzini praticamente tutti vecchi, passatemi il termine, tranne Pellegrini, quindi dovremo dare un'occhiata in quella porzione di campo nei prossimi calciomercato, ma tutto sommato una buona batteria di terzini per il presente, stiamo parlando della stagione in corso. Quando parliamo invece di centrocampisti, anzi siamo continuamente qua a dire ragazzi a centrocampo, a gennaio speriamo che arrivi un centrocampista, può essere Zaccaria, Tchouaméni, Witzel, quelli che è. Però c'è da fare un ragionamento sul centrocampo, perché se vogliamo giocare con il 4-2-3-1 significa che due sono i centrocampisti titolari, secondo me è un ragionamento ottimo, nel senso in questo momento non ho il centrocampo migliore d'Europa, perfetto, cerchiamo di giocare con meno centrocampisti, con i più forti, cerchiamo di valorizzare, di dare equilibrio alla squadra con i giocatori migliori, non ha senso mettere dentro un giocatore che ad oggi non è pronto, non è di livello, non è quello che volete e farne sedere un altro che magari in un ruolo diverso, certo, ma potrebbe dare di più. Però 4-2-3-1, noi in questo momento abbiamo 6 centrocampisti in rosa. Ora vi metto questa slide, no? Sono i giocatori che possano giocare in quel ruolo, nei due davanti alla difesa. Sono appunto i 6 centrocampisti più Danilo, che abbiamo visto l'anno scorso e anche inizio anno con Allegri, quel ruolo in emergenza te lo può ricoprire. Perché ve li ho messi così? Perché sono le coppie, bene o male, Locatelli e Arthur, i due giocatori più di palleggio della Juve, secondo me in questo momento Allegri sta ragionando così e non sta considerando Arthur pronto a livello fisico, se no non si spiega. McKennie e Bentancur, come vi dicevo prima, Ramsey e Rabiot non sono proprio il backup l'uno dell'altro, Rabiot è stato più accoppiato con Bernardeschi, ma fino adesso Rabiot è stato schierato esterno nel 4-2-3-1 e insomma non ci ha fatto battere il cuore, diciamo così, proviamo a venderla in questo modo. E Ramsey, quando è stato a disposizione, quelle poche volte che è stato a disposizione, è stato schierato da titolare magari davanti alla difesa a palleggiare quando ancora Locatelli o non era un giocatore della Juventus o non era pronto per l'esordio. Quindi se dobbiamo acquistare un centrocampista dobbiamo prima venderne forse uno se non due, perché se no ragazzi
se dobbiamo giocare con due centrocampisti e ne abbiamo 6, 7 in rosa, non diventa una cosa intelligente. Quindi se giochiamo con 4-2-3-1 dobbiamo comprare dei centrocampisti, prima dobbiamo vendere, cioè qua c'è poco da fare. Quindi abbondanza di giocatori in quella posizione e poca qualità, perché ci sono veramente 2-3 profili al massimo, 4 se vogliamo usare proprio anche i momenti di massimo splendore durante la stagione. Però a livello qualitativo il centrocampo della Juventus, non lo scopriamo oggi, non è di livello assoluto, non se la gioca con le big europee e probabilmente non se la gioca neanche con le big di Serie A. Quindi magari i titolari sì, ok, possono dare qualcosa, però la stagione è lunga, non è che possano mantenere questi standard tutto l'anno, e magari si parla anche di momenti di forma spettacolari come quello di McKennie al momento. Quindi bisogna intervenire sul mercato per quanto riguarda il centrocampo, ma prima in uscita, perché se non vendi non puoi comprare, ne hai troppi. Se vuoi giocare con questo modulo devi dare una sfoltita vera e propria. E sostanzialmente concentriamoci su chi gioca davanti al centrocampo, quindi la mezza punta, il trequartista, il giocatore che deve essere un po' il regista avanzato, e qua c'è un vero e proprio problema. Andiamo a vederlo insieme. Il titolare è Paulo Dybala, il giocatore che gioca dietro la punta davanti al centrocampo. Il problema è che il backup di Dybala sono tutti giocatori che sì, possono giocare in quella posizione, hanno giocato in quella posizione, potrebbero esplodere in quella posizione, ma di giocatori come Dybala veri e propri non ce n'è, perché Allegri ci ha detto che sarà Kulusevski se deve fare il campetto, la casacca la da Kulusevski, ma Kulusevski non è un regista come Dybala, lo sappiamo. Abbiamo visto Federico Chiesa, ma non è il suo, assolutamente no. Ci può giocare Aaron Ramsey, sì, è stato il suo ruolo per una vita, ma Aaron Ramsey bisogna mandare a chi l'ha visto. Secondo me Kyorg, più che una prima punta, è quel tipo di giocatore lì, una seconda punta, da quanto ho visto, dai movimenti, da come va a prendere il pallone, dalla distanza che mantiene dalla porta. Però questa è una mia valutazione basata sui pochissimi minuti che abbiamo visto Kyorg. Ci abbiamo visto pure McKennie, ma non è quello. C'è stato anche il Berna in qualche momento, però ragazzi, anche qua il Berna, cioè, stiamo parlando di Dybala e Bernardeschi, livelli di qualità diverse, caratteristiche diverse dei giocatori. Bernardeschi ormai è diventato un giocatore più di lotta, di gamba, non un giocatore elegante come lo è Paulo Dybala. Quindi uno dei grandi problemi legati al 4-2-3-1 è che se non gioca Dybala si è in difficoltà, e quindi o ci metti un giocatore che ci può giocare ma non rende al meglio, o cambi modulo e vai col 4-3-3. Però anche in quel caso, allora quanti centrocampisti devo avere in rosa? Perché prima abbiamo detto ne giocano due, quindi metti che ne hai due di backup. A questo punto forse il numero giusto di centrocampisti in rosa è 5, i due titolari, le due riserve e un jolly a seconda del momento, che magari può davvero avere la casacca con Dybala, che se devi giocare col 4-3-3 metti un centrocampista in più, probabilmente sì, questa è la via giusta. Però ad oggi non abbiamo un vero e proprio sostituto di Dybala, quindi dobbiamo anche capire questo discorso, perché se dobbiamo seguire la linea 4-2-3-1 seguiamola, mettiamoci in testa che ci possono essere dei momenti in cui non sarà quello il modulo di riferimento, allora prendiamo un centrocampista magari in più che possa dare il cambio a Dybala e che possa cambiare proprio modulo della Juventus. E ora arriviamo a quello che secondo me è il problema principale della Juventus: gli esterni. So che è follia dire così, ma concentratevi un attimo su quello che vi farò vedere adesso. Questi sono gli esterni di destra. Chiesa ci può giocare, Cuadrado ci può giocare, Kulusevski ci può giocare, Bernardeschi ci può giocare, lo stesso Soule è quello lì il suo ruolo. Quindi abbiamo 5 esterni destri, e poi abbiamo visto McKennie ogni tanto con Pirlo, quest'anno l'abbiamo visto anche con Allegri contro il Chelsea, ma sappiamo che non è il suo ruolo. Però abbiamo 5 esterni destri, 5, Chiesa, Cuadrado di alto livello, Kulusevski un grande investimento, Bernardeschi un giocatore che lì ci può giocare, Soule un talento del domani, e McKennie che se proprio va in emergenza, non so come sia possibile andare in emergenza con tutti questi esterni destri, ma ci può essere pure lui. Però ragazzi, 5 esterni destri significa che la Juventus pende tanto da quella parte lì. E a sinistra? A sinistra è un problema. A sinistra è un problema perché Chiesa l'anno scorso ha fatto una stagione strepitosa a sinistra, e quest'anno ci abbiamo visto Bernardeschi il più delle volte, perché Chiesa fino adesso ha giocato a destra con Allegri, e il problema è che quando non ha giocato Bernardeschi ha giocato Rabiot. Poi io vi metto Moise Kean e Kulusevski, ma apro una parentesi: Moise Kean l'abbiamo visto veramente pochi istanti contro l'Atalanta quando dovevamo recuperare il risultato, e quindi della serie butto dentro tutti gli attaccanti, gioca lì. È vero che lui ha giocato lì anche a Parigi, ma Kean è più un esterno da 4-3-3, se proprio dobbiamo scegliere, non da 4-2-3-1. Kean alla Mandzukic ancora non ce lo vedo, poi magari avrà uno sviluppo proprio in quel senso lì. Me lo auguro, perché ci serve un giocatore che possa giocare in quella posizione. Poi io ci metto Kulusevski, perché ci sta che giochi in quella posizione lì,
ma rende meglio partendo da destra, cioè lo sappiamo, lo abbiamo visto. E il problema è questo: destra abbondanza incredibile nel reparto, a sinistra ci devi mettere Chiesa, perché se no le alternative sono Bernardeschi e Rabiot, o se no devi inventarti qualcosa con Kane e Kulusevski, poveracci, che però non è il loro ruolo. Com'è possibile che a destra tutto e a sinistra Chiesa oppure segno della croce? Non va molto bene questa cosa. Quindi passiamo a un ipotetico 4-2-3-1 titolare, perché dopo aver visionato tutte queste cose dobbiamo cercare di capire chi saranno i titolari. Non dico adesso, perché ci sono degli infortunati sul lungo. Un ipotetico proprio per la stagione, a seconda dei giocatori che hai in rosa. Szczęsny, uno tra Alessandro e Pellegrini, perché io qua sto ipotizzando anche quel famoso creare valore di cui parlavo ieri, quindi giocatori che sul lungo possano avere delle specializzazioni nei reparti nei quali abbiamo dei giocatori che oggi sono titolari ma che domani non possono esserlo. De Ligt, Bonucci, Danilo o Cuadrado. Cuadrado un po' il jolly, perché può giocare o lì o al posto di Kulusevski. Puoi veramente decidere di inserire Cuadrado, Danilo o Kulusevski a seconda della partita che vuoi fare. Locatelli e McKennie, non ho messo gli altri centrocampisti perché erano 2 kg di centrocampisti, ma bene o male sapete che ci può giocare lì. Chiesa, perché c'è Chiesa, o se no c'è Berna, o se no se volete c'è Rabiot, scegliete voi. Dybala, e io qua metto Caio, se no dovresti metterci un centrocampista e andare a 4-3-3, però io penso che Caio possa fare la riserva di Dybala, il vice Dybala, perché secondo me ha quelle caratteristiche lì, poi non lo so, questa è una mia presa di posizione, una mia lettura. Caio fino adesso l'abbiamo visto sempre fare il centravanti, ma il fatto che venisse molto incontro mi fa pensare che possa essere lì. E uno tra Morata e Ken, per il discorso che facevamo prima con Alessandro e Pellegrini, che possiamo fare anche con Kulusevski e Cuadrado. Se dobbiamo cercare di creare valore all'interno della rosa della Juve, bisogna che questi giocatori inizino ad avere un minutaggio maggiore rispetto a quello che hanno avuto fino adesso. E poi di fianco vi metto la sorta di 3-4-3, che è un po' lo sviluppo che abbiamo visto contro la Salernitana, e che diventa interessante se giochi contro una squadra a due punte, perché dietro, mettendoti a tre, vai a creare superiorità. Quindi se loro giocano a due punte, te vai ad abbassare uno dei centrocampisti e vai a sviluppare a tre, e soprattutto puoi sfruttare molto gli esterni. Quindi ora qua ci sono Alessandro e Danilo perché erano i titolari lì, però magari al posto di Danilo c'è Cuadrado, e riesci a sfruttare Chiesa e Kulusevski sugli esterni alti, e a centrocampo avere comunque la spinta di Sandro e Danilo, di Pellegrini e Cuadrado, quello che volete, che è un po' quello che abbiamo visto con la Salernitana, un po' quello che abbiamo visto con lo Zenit, quindi le sovrapposizioni e la voglia di spingere sugli esterni, perché sono il nostro vero e proprio punto forte. Se noi abbiamo una Juventus compatta dietro che riesce a resistere, poi se sviluppi sugli esterni in ripartenza, perché questa è una squadra ripartenza, e Allegri ce l'ha detto tante volte, ma basta guardare ragazzi, se riparti con Cuadrado, Pellegrini, Chiesa, Kulusevski e Morata, fai gol, cioè è inutile che ci prendiamo in giro. Poi se durante il calciomercato estivo del prossimo anno riuscirai a prendere dei giocatori che ti permettono di fare una partita più di palleggio, più di controllo, io sarò il primo contento. Ad oggi però mi immagino una Juventus che per fare dei risultati deve giocare così, ma non aver paura di scoprirsi. Cioè, giocare in ripartenza non significa che devi giocare sempre in difesa. Anzi, devi giocare molte volte alzando tutti i terzini, tutti gli esterni, perché devi sviluppare il gioco lì. Non è che puoi dire Chiesa top, palla lunga, vai. No, deve essere accompagnato dagli altri giocatori, deve avere anche la sovrapposizione dell'esterno di sinistra per avere un'opzione in più. Se no, se lasciamo Chiesa, vai, risolvicela. Non è calcio, è un gioco individuale dei quali non puoi avere risultati. Quindi questa è secondo me la motivazione che ci spingerà ad usare sì il 4-3-1, quindi avere una formazione titolare logica, idonea, con tutti i giocatori nei loro ruoli. Però occhio, perché sul lungo è complicato, è complicato andare sul lungo con questa formazione, perché a sinistra abbiamo un buco incredibile e a destra abbiamo un'abbondanza assurda, e aggiungo anche Dybala. Dybala è un giocatore che ama partire dal centro-destra, quindi noi ci ritroviamo sempre la corsia di destra piena di giocatori che amano partire da lì, e a sinistra molte volte ci presentiamo con la catena Rabiot-Alessandro. Cioè capite che non può essere logica questa cosa, e per quanto Allegri abbia delle colpe, ce le ho già dette, per quanti giocatori abbiano delle colpe, perché molte volte sembrano inseminiti in campo, ma quando sono state costruite queste squadre, quando è stata costruita questa rosa, non si è notato che se si vuole giocare con quel modulo lì devi sperare che giochi Bernardeschi quando non gioca Chiesa? Che secondo me non è una cosa logica. Quindi è vero che serve un centrocampista, ma c'è abbondanza. È vero che serve un bomber, un finalizzatore, ma anche lì c'è abbondanza. Morata, Ken, Caio, se volete Dybala, Chiesa, perché ci hanno giocato pure loro. Nessuno è un finalizzatore, nessuno è un bomber, quindi serve assolutamente, è un bomber.
secondo me serve anche un giocatore a sinistra, smettiamolo di comprare degli esterni destri, a destri ne abbiamo che possiamo regalarne, a sinistra non ci abbiamo nessuno, a sinistra non ci abbiamo nessuno, e anche se vogliamo giocare col 4-3-3, la mezzala di sinistra era Rabiot, perché Allegri vuole un mancino lì, un giocatore comunque abituato a giocare sulla sinistra. Rovella lo sto vedendo pimpante e gioca anche sulla sinistra, può essere un nome non per gennaio ma sicuramente per la stagione che viene per la Juventus, deve rientrare uno come Rovella dopo che hai fatto tutto questo casino sulle plusvalenze e poi non gli dà neanche la possibilità. Quindi sicuramente abbiamo delle possibilità, ok, ci sono anche per il domani, però devi intervenire in chiave mercato se vuoi giocare col 4-2-3-1 cercando di costruire una squadra da 4-2-3-1, perché se no, se continuiamo a comprare giocatori poi diciamo allenatore di turno Pirlo, Sarri, Allegri, Conte, Lippi, quello che è, questa è la squadra, sì ho capito questa è la squadra, ma io voglio giocare così e, cioè, e lì c'ho questa è la squadra, eh no, allora ragazzi allora continueremo a fare annate di questo tipo e non dobbiamo lamentarci per niente.